Sai cosa mi preoccupa, cara? La vostra generazione. Le aziende chiudono. I lavori che riuscite a trovare sono sempre più precari e mal pagati. Ma da noi non è così. Noi ci prendiamo cura dei nostri collaboratori. Fanno parte della famiglia. Vero, Bruno? Se poi non vuoi più stare nel ramo delle consegne, possiamo vedere di destinarti alla compagnia dei clienti. Loro apprezzano, lo sai? Non credo di essere abbastanza carina. I nostri clienti sono così affamati che a una certa ora della notte non distinguono neanche più fra maschio e femmina. In più, ricordati che sappiamo dove abita tuo padre. E adesso fila a lavorare. Bruno, vai a vedere dove sta questa piccola peste svedese. Desiderato guidare una macchina come la tua, me la fai provare? Devi aiutarmi. Ok, quando entri nel bar faccio finta di non conoscerti. Va bene. E ha visto Franco, tu parti da lui a prendere la sacca. Sì. Poi ci cercheremo di raggiungerti il più presto possibile. Ciao Franz. Ciao Simona. Devo solo avvisarti che passa Manuela a prendere la sacca. Ho capito. Va bene. Vado a casa e preparo la sacca. Dopo fammi sapere se ti serve aiuto. Ciao, ciao. Macchiato? E tu hai la macchina nera fuori? Sì, è successo qualcosa? Ho sempre desiderato baciare un uomo con un macchinone. E sei sicuro che fosse lei? E che macchina avevano quei due? Ah. Ok. Sono io, Franz. Oi, Manuela.
Non ho molto tempo, portami la sacca. Non ti fermo neanche da cena? Un'altra volta, Franz. Oggi ho un po' di fretta. Mettetevi sulle tracce di quella cagnetta rognosa. Ha mollato la Rolls e adesso guida una Chevrolet Blazer. Si sta dirigendo verso nord. Ottimo, capo. Verso nord ci sono solo le montagne. Un'unica strada, pochi paesini in cui la cagnetta può nascondersi. Quindi c'è speranza che anche due deficienti come voi riescano a trovarla. Su, andate. La proprietaria della Chevrolet Blazer là fuori? Non lo so. Adesso paghi per aver ammazzato Adriano e Bruno. Ammazzalo, dai! Grazie ragazzi, però così verranno a cercare anche voi. Quando verranno, saremo in tre. Tu, vai a finire il tuo lavoro. Ok, boss.